Capirete bene, ragazzi, che ottenere questo loot in ogni game senza fare quasi nulla, beh, non è male. Boys, prima di iniziare vi ricordo che se andate all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, e inserite il codice creatore Fortu, così come vedete a schermo, e poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi farà avere una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ciao a tutti, ragazzi, qui è FortuGamer che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite. Oggi, ragazzi, come avete letto dal titolo, scopriremo e vi farò vedere quale giro fare per andare nel miglior punto dove atterrare in Fortnite per ottenere fin da subito oggetti rari ed epici. Mi sono un po' informato online vedendo diversi video di altri youtubers per cercare di mettere assieme tutte le informazioni migliori per trovare il land spot migliore. Nel caso ne trovassi altri, poi faremo altri video a riguardo. Prima solo, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare soprattutto la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video. E noi, ragazzi, andiamo in game. Ragazzi, la zona di cui voglio parlarvi oggi è quella sotto Slurpee's Bump, questa qui che ho segnato io. La zona in questione, ragazzi, lo dico per i POG e a tutti gli effetti Flash Factory, diciamo che quel water lì ce lo può ben indicare. La prima cosa che vi dico di fare è la più importante, probabilmente, se il bus ci passa in zona, è di raccogliere immediatamente un'arma, ragazzi, perché di solito qui una o due persone le incontrate quasi fisso. Una volta che date uno sguardo in giro e siate sicuri che non c'è nessuno, allora potete iniziare a tutti gli effetti a lootare un attimo. La parte fondamentale di questo giro, ragazzi, che dovremo fare è quella di cercare delle ceste. Vi dico subito le posizioni principali. Di solito ce n'è una qui sopra, che stavolta manca. Ce n'è un'altra qui sotto e anche stavolta manca, ma c'è anche qui. Velocemente andate anche sul lato sinistro della fabbrica per vedere se c'è altro. Di solito si trovano loot interessanti. Stavolta mi pare che siamo stati un po' sfortunati. Controllate sempre casse di munizioni, qui ne esponono un bel po', e di solito avete la fortuna di trovare una cassa di munizioni super che vi può dare anche pozze e cose di questo tipo. Qui c'è un'altra cesta, e stavolta fortunatamente esponata. Qui controllate l'oggettino nel container. Perfetto, un medikit. E in quest'altro container ci dovrebbe essere un'altra cesta ancora. In tutto, ragazzi, senza troppi sforzi dovreste trovare 5 ceste. Che, ragazzi, per il nostro giro, per fare in modo che tutto fili liscio, dovrebbero assicurarvi almeno un assalto comune, va bene, craftabile. Un makeshift shotgun, quindi un fucile a pompa craftabile come il nostro, va bene anche non comune. E una mitraglietta come la nostra, va bene anche non comune. L'importante è che siano tutti oggetti craftabili. Qui, tra l'altro, c'è un tizio. Noi non perderemo tempo e lo elimineremo. Ops, mi ha fatto male, però GG per te. Ah, tra l'altro ci ha dato anche un assalto migliore, va bene. Una volta che avremo eliminato un po' di fastidi dalla zona, una cosa molto importante da fare è andare da questo NPC, ragazzi, che è probabilmente una delle due parti più importanti di questo giro. Parlando con Bandolenti, infatti, ragazzi, come potete vedere, avete l'occasione di ottenere un pump direttamente da lei, pagando solo 95 lingotti. Oppure nel nostro caso potremmo farmare componenti meccaniche per fare l'upgrade del nostro fucile a pompa a uno SPAS. Facciamo caso che vogliamo essere un po' più veloce e comprare direttamente il fucile a pompa. Sostituiamo e lasciamo lì la nostra arma. Dato che in realtà, ragazzi, le componenti meccaniche ci servono per fare un'altra cosa. P90 volendo. O ancora, ragazzi, potremmo voler fare uno SCAR, per dire. E quindi noi potremmo potenziare sempre da questo NPC per soli 50 lingotti il nostro fucile d'assalto e tenerlo pronto quindi per un potenziamento con uno SCAR. Sta di fatto che però io stavolta vorrei fare un P90. Quindi velocemente prendiamo le componenti meccaniche. La prima, easy easy, è qui. Una volta distrutto questo mobile, un'altra componente meccanica si trova dietro questo camion, e quindi possiamo farmare in realtà diverse, perché andiamo leggermente avanti col camion, prendiamo questa componente meccanica, riprendiamo il camion, schiantiamoci dietro quest'altro camion con un po' più di prepotenza. Voi se lo fate direttamente vi riesce meglio. Una volta fatto basta spostare quest'altro e abbiamo un'altra componente meccanica. Di solito lì sopra spona una cesta, stavolta siamo stati fortunati ed è sponata. Passiamoci sopra con tutta la potenza del camion in modo da sfondarla velocemente. Ce l'abbiamo, perfetto. Un'altra componente meccanica, come potrete ben immaginare, si può ottenere sfondando quest'altri resti della macchina. Prendiamo il camion e da ora, ragazzi, il giro vi farò vedere io come l'ho personalizzato. Voi volendo potreste anche decidere di andare a Slurpee Swamp, ma io cercherò di prendere quest'altra strada da risalire. Tra l'altro, una volta che uscite, ragazzi, da Flash Factory, cercando di essere più veloci di come ho fatto io, dovrete sempre controllare dove è la safe. In questo caso io sono stato un po' sfortunato e si trova in una zona lontana rispetto alla nostra, ma non è un problema. Qui volendo potreste farmare altri pezzi e altre componenti
componenti meccaniche, io le prenderò al volo. Ecco qui una. Prendiamo questa macchina e vi faccio vedere un altro punto interessante dove andare. Tra l'altro qui spawnano sempre animali, ragazzi, e in questo caso siamo stati fortunati perché con la safe sappiamo di preciso le loro posizioni. Gli animali però non sono tanto interessanti per la loro carne, in questo caso in safe sì, ma principalmente per le ossa. Qui, dato che spawnano degli animali, possiamo trovare diverse ossa con le quali vi farò vedere cosa craftiamo. Qui tra l'altro alla gas station ci sono anche questi barilotti di slurp che vi consiglio comunque di fare nel caso non siate full come nel nostro caso, ma c'è tra l'altro una chest. Qui vi faccio anche vedere, ragazzi, velocemente, di solito spawnano una chest e un oggetto. Lo prendo al volo per vedere se c'è qualcosa di interessante. No, vabbè, sto bene così. Ora tralasciando, ragazzi, che sono nella tempesta, un altro passo fondamentale da fare assolutamente in questo giro per permetterci di farlo più volte è parlare con questo NPC che ora vi faccio vedere. L'NPC in questione si trova vicino a questa zona di legno, più o meno poco dopo la diga. Se continuate a guidare lo trovate. E ora vi farò capire subito perché è importante. Noi abbiamo speso diversi lingotti per potenziare le nostre armi, per ottenere anche subito lo spas. Parlando infatti con Kyle, quest'ultimo ci permetterà o di fare una challenge da 120 lingotti distruggendo alberi o semplicemente prendendo del legno. Noi scegliamo quella di distruggere alberi e confermiamo. Intanto io qui ne approfitto anche per fare il mio P90 e anche per fare il mio Primal Rifle. Capirete bene, ragazzi, che ottenere questo loot in ogni game senza fare quasi nulla, beh, non è male. Ora, ragazzi, la challenge, se vi ricordate, ci diceva di distruggere alberi. Noi potremmo farlo molto facilmente utilizzando semplicemente l'auto. Infatti, ragazzi, come potete vedere, passando sopra gli alberi più piccoli, noi potremo tranquillamente continuare a fare la sfida. Questo ci permetterà in poco tempo di riottenere una parte, o comunque una buona parte a dirla tutta, dei lingotti che abbiamo speso. Ovviamente, ragazzi, come potrete ben immaginare, questa è una fase fondamentale per poter fare questo giro più volte, perché il nostro giro per ottenere le armi si basa molto sul utilizzare lingotti. Quindi se ogni game non ne otteniamo altri, ovviamente ci troviamo veramente in difficoltà. Ripeto, il giro, ragazzi, l'importante è che parte da Flash Factory per il primo NPC. Poi per riottenere lingotti voi potete scegliere quale giro volete, parlare con l'NPC che volete. Io vi ho fatto vedere semplicemente quello che a parer mio è tra i più semplici e più veloci, perché come potete vedere distruggere alberi, specialmente con un'auto, mentre si scappa anche dalla safe nel nostro caso, è piuttosto veloce. Il loot nonostante tutto non è male. Siamo rimasti in safe per molto tempo, eppure siamo quasi full con due pozze grandi nel nostro caso. Ovviamente poi, dipendentemente dalla fortuna che avete, le cose varieranno un po'. A questo punto, ragazzi, dovremmo essere a posto. Se voi siete molto più veloci rispetto a come ho fatto io, letteralmente vi trovate un ottimo loot anche quando sono rimaste diverse persone in game. Stavolta io sono stato lento anche perché ho dovuto spiegarvi tutti i passaggi da fare. L'unico problema, ragazzi, che ho ritrovato però di questo giro è il fatto che noi ci ritroviamo sempre senza materiali, perché a tutti gli effetti non ne farmiamo. Infatti la cosa che si dovrebbe fare a questo punto, a parer mio, è quella di eliminare i nemici. Un paio di kill ce le dobbiamo fare per assicurarci proprio quei materiali che ci mancano, puntando sulla potenza del nostro armamentario, che in questo caso non è davvero niente male. È un problema se mi aggiungo? No, eh? Ma guardano me, sti tizi. Mi sono preso troppi scudi e ho lasciato un po' indietro cose che avrebbero potuto curarmi la vita. Ok, ragazzi, ho trovato un medikit al volo. E pensandoci, mettermi in un cespuglio con la mia skin che fa vedere le orecchie non è una grande idea. Uno contro uno? Man, ti è andata maluccio? Vi rifaccio, ragazzi, lo stesso giro senza spiegarvi tutte le cose, per farvi vedere che effettivamente si può fare di nuovo, però più velocemente. Sorry, what? Ah, l'ho investito? Poverino. Vabbè, è un bot, tipo? È mezzo bot, sì. Immagino proprio di sì. Cavolo, mi sono fatto fare pure danno. Ok, ragazzi, il giro è stato fatto, non ci è andata male comunque. E stavolta vorrei provare a fare questa cosa, sia fare la sfida di picconare del legno. Dovremmo farne 200, che però in questa zona vi faccio vedere, distruggendo queste strutture qui del legno, è veramente molto semplice. Questi tronchi in realtà, perché strutture in legno. Oh, cavolo. Ovviamente poi qua, qua raga, fisso incontro un nemico, quindi state attenti perché se ne incontrano veramente di continuo. Poi non so perché, ma sto game mi è andata molto bene. Sto incontrando tutti i bot, ma va, ok. E dopo aver fatto, ragazzi, la sfida di ottenere il legno, semplicemente prendiamo anche quella di distruggere gli alberi. Ricordate sempre che i più piccoli potete distruggerli semplicemente passandoci sopra, come in questo caso. Intanto, ragazzi, ho fatto anche la sfida degli alberi. Come potete vedere, in questo caso... calmo. Cavolo, mi sta anche cercando di prendere un altro tizio con l'arco. Bro, quella kill era mia, calmati. Permesso, scusami. Uno... Bella, bro. E mamma mia, la mia mira certe volte. Devo modificare la sensibilità, ragazzi. Ma tu non è che mi puoi dare qualche altra sfida, tipo? Ok. Ok, una kill fatta.
Questo non ha capito che non c'è più nessuno. Vabbè, ripperotti pure per te. Bello sto loot, vai vai. All'arrembaggio proprio. Io tra l'altro ragazzi continuo a fare taglie, così magari mi rifaccio tutti i lingotti che ho speso prima. Ovviamente questo è un approccio molto più aggressivo, però ragazzi ogni tanto tra una partita e l'altra ve lo consiglio di fare, così almeno riuscite anche sempre ad andare in positivo con i lingotti. Carino bro. È sempre pericoloso lui e l'arco, Siamo calmi, ma com'è aggressivo? Grazie di avermi dato una spintarella. Ti vedo. 48, serio? 33. Ah, tra l'altro questo è quello della taglia. Vabbè, GG man. Ragazzi, come avete visto, abbiamo fatto un bot di kill. Abbiamo fin da subito un ottimo loot. E soprattutto siamo riusciti a farci stavolta un bot di lingotti. Credo di aver fatto 4 o 5 sfide tra taglie e sfide semplici. Quindi ragazzi, l'avete visto, questo giro che facciamo è davvero top. Vi permette di ottenere fin da subito armi davvero molto forti senza fare granché. È un giro comunque sicuro, l'ho detto, serve per assicurarsi una win. Però se siete fortunati, come nel mio caso, riuscite a fare veramente un bot di lingotti facendo diverse sfide e taglie. E magari se vi capita dalla lobby pure un po' più così, riuscite a fare anche diverse kill. Questo è quanto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, droppate un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto. Attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. E noi boys ci becchiamo alla prossima.